Per questo progetto abbiamo bisogno di una candela da recuperare, uno stoppino, un olio essenziale, vedete, io utilizzo questo qui all'arancia, anche se non si mette a fuoco, dei glitter dorati per fare rosso e oro. Prendiamo la candela e la andiamo a mettere in un pentolino, vedete, con dell'acqua, in modo che la andiamo a far sciogliere. Quindi deve rimanere per parecchio tempo sul fuoco con dell'acqua dentro, quindi a bagnomaria. Togliamo lo stoppino centrale della candela vecchia, mentre si scioglie, io vado a girarlo con un bastoncino in modo che aiuto a farlo sciogliere prima. Una volta che si è sciolta tutta la candela, vado a prendere i glitter dorati e li vado a mescolare all'interno della cera. Vado a girarla sempre col mio bastoncino in modo che va per tutto il liquido. Prendo gli oli essenziali e li vado a mettere all'interno e sempre giro, così che l'olio va all'interno della cera e poi può profumare. Vado a prendere un piccolo vasetto di vetro con all'interno lo stoppino e vado a inserire la cera liquida. Una volta versato tutto il composto, vado a prendere una molletta per tenere lo stoppino ben rigido e aspetto che si asciuga per poi andare a decorare tutto il resto del vasetto. Ecco la candela che si è asciugata. Io prima che si asciugava ho aggiunto altri glitter sopra che vedete qui sull'alto. Vado a prendermi un nastrino, vedete rosso, delle bacche e dei decori. Vado a prendere un cordoncino e ora passo al decoro. Tolgo la mollettina e posso andare avanti. Vado a prendere la colla a caldo e vado a passarla attorno al vasetto. E prendo il nastrino e lo vado a mettere sulla colla e lo faccio per tutto il vasetto. Una volta messo tutto il nastrino attorno, vado a prendermi l'altro cordoncino, questo qui di canapa, e lo vado a mettere al centro del nastrino rosso per dargli un decoro un po' più fai da te. Una volta che ho finito di incollare, vado a prendermi le bacche e me le taglio e le vado a inserire all'interno del buchino di questo pezzo di ghiaccio. Una volta che le ho inserite, vado a incollarle sempre con la colla a caldo. Vedete, le vado a fermare. Ora prendo la colla e la vado a rimettere dietro per far sì che diventa più fissato. Ora vado a prendere la colla a caldo e mi vado a fermare, vedete, questi due pezzi laterali in modo che va a finire proprio attaccata alla candela. Eccolo qui, questo progetto di regalino fai da te è velocissimo, è pronto e spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa portare a fare tantissime candele e posso assicurarvi che la candela profuma tantissimo.
Ora vi saluto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti!